Buonasera a tutti, direi che siamo in diretta, abbiamo iniziato. Vedo che c'è già un buon numero di persone collegate, quindi inizierei. Vi ridò il benvenuto a tutti, io sono Davide Agresti, l'assessore al welfare del Comune di Faenza. Abbiamo scelto questa denominazione quando è stata composta la giunta qualche settimana fa, welfare come parola, diciamo così, onnicomprensiva di tutte le politiche sociali. Fra queste anche le azioni rivolte al contrasto delle disuguaglianze, disuguaglianze che possono essere di vario tipo, sociali, appunto, economiche, anche religiose. Allora oggi, questa sera, compiamo un passo di conoscenza reciproca fra diverse religioni, fra diverse confessioni. Lo facciamo all'interno di un percorso di dialogo, di confronto sui temi dei diritti, della conoscenza reciproca, appunto, della pace più in generale. Lo facciamo oggi online a Faenza, diciamo così, ma lo facciamo all'interno di tutto il territorio dell'Unione, quindi dei 6 comuni dell'Unione della Romagna Faentina. Crediamo fortemente che per fare questo percorso di conoscenza vi sia bisogno soprattutto di 2 ingredienti. Il primo è quello della profonda conoscenza delle tematiche di cui si tratta, anche tramite lo studio, ma anche e soprattutto tramite l'esperienza vissuta. E il secondo ingrediente è quello di poi saperlo raccontare, saperla testimoniare questa conoscenza, questa esperienza vissuta. Direi che oggi gli ingredienti ci sono tutti, quindi ringrazio gli organizzatori, ringrazio in particolare Fratello Ignazio, che durante i suoi lunghi anni di conoscenza e di esperienza vissuta oggi sono sicuro ci potrà offrire una testimonianza molto ricca, di cui ci mettiamo in ascolto, io personalmente, noi tutti, e a cui lascio la parola. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. E grazie all'assessore, grazie a Don Mirko, a Stefano, a Rashid, coloro che hanno organizzato questa serata. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, anche lo dico in arabo. In realtà non so se a questo punto è già venuto il mio momento, forse c'è una parola della moschea, dell'imam. Chiedo se. Ecco, di conferma se posso andare avanti, forse Don Mirko. Io sono Rashid Mohammed, sono vicepresidente del Centro di Cultura Islamica. Da diversi anni svolgo il segretariato. Ora ho questo incarico per questi anni. Durante tutti questi anni abbiamo vissuto un lungo cambiamento, un lungo cammino nell'integrazione, durante le marce di pace, i nostri incontri, i vari tavoli. Abbiamo vissuto anche con gli altri assessori, gli altri sindaci, Casa Dio a Malpessi, e momenti di fratellanza, di sincera coerenza e voler cambiare il futuro, voler partecipare, far partecipare la comunità del Faentino, la comunità islamica e altri, non solo. Io le ringrazio moltissimo i sindaci precedenti e per l'occasione do l'augurio al nuovo sindaco Isola e l'assessore Agresti che questo cammino continui anche nel miglioramento. Perché sono stati degli inciampini, possiamo dirle così, secondo le mie parole, per varie problematiche, non sto lì a elencare, e speriamo nel meglio, lo auguro con tutto il cuore, che noi siamo in questa città, noi facciamo parte del tessuto di questa città, facciamo parte di Viviamo, ci incontriamo nei supermercati, ci vanno alle scuole, i nostri figli vanno insieme. Dobbiamo partecipare insieme appunto per l'occasione di questo giorno, la fratellanza e
la convivenza reciproca, rispetto reciproco. Per cui ci tocca a sopportare me, io sopporto te, tu sopporti me, possiamo dirlo a terra a terra, per il bene di questa società, per il bene di tutti, per il futuro, per i nostri figli. Per cui noi siamo grati per questo cammino che hanno iniziato le autorità precedenti, e auguriamo che proseguano le attuali autorità. Ringrazio Davide, gli auguro una buona strada, possiamo dire in bocca al lupo, come si dice in romagnolo, anche Isola, e ci incontreremo, speriamo di incontrare il più presto possibile. E dalla parte mia, i musulmani sono del paese di cui si sentono bene, si sente loro agio per fatto del vostro, come si sente poi, speriamo il miglioramento. Io do la mia parola breve, la do al Don Ignazio, e grazie e buona serata. Ignazio, permetti che dica una parola anch'io di ringraziamento da parte nostra, della Chiesa, dei cristiani, perché sarebbe stato nelle nostre intenzioni essere qui in moschea. Infatti io e Rashid stiamo insieme, e diversamente da tutti voi portiamo la mascherina, perché abbiamo scelto questo piccolo segno almeno di ospitalità anche fisica concreta, per cui io sono venuto qui. E Ignazio, noi avremmo desiderato tanto, tu lo sai, averti qua, averti in presenza, non riusciamo a farlo in questo modo, cioè in presenza, ma ci mettiamo comunque in collegamento, così è come se fossimo ancora in piazza, perché questa ospitalità, diciamo, virtuale ci è data dalle istituzioni. Ma vogliamo sottolineare, io e Rashid, questa ospitalità che avviene in moschea, così come la volta prossima l'ospitalità sarà a San Francesco, almeno in un piccolo segno anche fisico di presenza, e anche se avviene in maniera virtuale. Ci mettiamo in ascolto, fratello Ignazio, e ti ringraziamo molto. Grazie, Don Ignazio. Grazie, allora, buonasera, salam aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, e benvenuti a tutti. E spero che mi sentiate anche bene, mi sono alla cuffia, cercando di essere, appunto, di avere una buona uscita. E allora ringrazio l'assessore, ringrazio Don Mirko, ringrazio i responsabili della moschea, della sala di preghiera di Faenza, che ci ospitano stasera. Ci divide la distanza geografica, i chilometri tra Montesole e Faenza, però sappiamo che l'amicizia e anche la parola ci rende vicini e ci consente di passare così qualche un'oretta, un'ora e mezza insieme, quel tempo che sarà, come io facevo quando ero a Damasco, dicevo prima di partire che ero abituato, a Damasco quando abitavo lì, è famosa per le hikayat, ci si trova la sera, hikaya, cioè i discorsi, le chiacchiere, e i ragazzi stavano fino alle 2, alle 3 di notte a chiacchierare nei vicoli della vecchia Damasco, prima del disastro che poi si è abbattuto su questa terra. E si parlava un po' di tutto, si parlava anche molto di letteratura, di fiaba, ricordo dietro la moschea degli Omeyadi, al Majd al-Umawiyin, famosa moschea, è stata chiesa di San Giovanni Battista, poi moschea, e dopo la preghiera del Maghreb si andava in un caffè e c'era uno degli ultimi cantastorie di Damasco, un signore anziano che veniva col tarbush, cioè il copricapo turco, ottomano, si sedeva su un tronetto e iniziava a declamare i versi della poesia araba, più pura, versi di Antara, anche i poeti preislamici della cosiddetta
Jahiliya, e si discuteva. Poi alla sera c'erano personaggi, c'erano carrettieri, c'erano operai, non erano professori universitari, ma si parlava nella lingua araba più pura. Questa esperienza mi ha sempre molto colpito, come si può stare insieme attraverso la parola. E noi oggi siamo abituati che se non c'è uno spettacolo, non c'è un video, non c'è uno show, non c'è un film in streaming, non c'è, non lo so, ci annoiamo. E invece a Damasco io ho imparato che si possono passare le serate parlando, chiacchierando, bevendo il tè col nana, con la menta, un modo bellissimo di passare il tempo. E indica che in fondo noi, come dicono anche i nostri filosofi, siamo animali sociali, cioè abbiamo bisogno della socialità, abbiamo bisogno anche di stare soli, del momento di solitudine, ma noi siamo fatti per stare con gli altri. E così, per esempio, questo coronavirus che ci ha così separati, però con le tecnologie riusciamo a essere forse anche più vicini di prima. Però aspettiamo che finisca per tornare in piazza, perché credo anche i giovani hanno una voglia matta poi di stare in piazza, di stare insieme. Però è un segnale, credo che non sono io veramente se non ci sei anche tu. Il fatto che io possa dire io, Ana, in arabo, è perché c'è un tu in arabo. E voglio aggiungere anche questa cosa, una piccola curiosità, della lingua araba, una lingua meravigliosa, proprio da un capolavoro di lingua. Sapete come si dice io, tu, lui? Cioè, quando noi diciamo le persone del singolare e plurale, che facciamo la coniugazione dei verbi, noi diciamo prima persona, seconda persona, terza persona. E allora in arabo si dice al mutakallem, colui che parla, colui a cui si parla, mutakallem, colui a cui si parla, e poi la terza persona è il ghaeb, cioè l'assente, lui, la terza persona singolare è lui. E quindi è un modo per dire che anche nella grammatica araba è sempre una grammatica di relazione. Al-Khatib, al-Mukhatab e il-Ghaeb. E questo già ci mette sulla pista dell'incontro di stasera. Io volevo poi dire alcune cose sparse, così buttare dei semini per poi sentire gli interventi di tutti, uomini, donne, bambini, anche se ci sono ragazzi, chi vuole parlare. Ragioniamo su questo tema della fratellanza umana e dell'amicizia sociale. Allora, fratello. Fratres da latino, e in arabo ach, ahu, da cui poi ucht, sorella, rimanda anzitutto a un legame di sangue. Siamo fratelli, siamo nati dalla stessa madre, dallo stesso padre, e quindi questo è il legame di sangue che ci unisce nella stessa famiglia. Ed è un legame particolare, perché poi si sa, nella famiglia sono diversi, c'è uno che è nervoso, un altro che è gentile, uno alto, uno basso, uno scontroso, uno aperto, no? Quindi ci sono tanti caratteri diversi e tanti problemi anche nelle famiglie, nelle nostre famiglie, però in certi momenti sentiamo che il legame di sangue è più forte, ed è un legame che è difficile spiegare. Rabita tuddam, cioè il legame che ci unisce attraverso il sangue appartenenti a una stessa famiglia. E però nei legami di sangue poi si infila un problema. Anche nei legami di sangue si può introdurre l'inimicizia, la divisione, l'enqisam, e anche la violenza, l'onf. Pensiamo, questa è la tradizione biblica, anche la tradizione coranica, il primo omicidio commesso sulla terra è un fratello contro un altro fratello, contro il suo fratello, non con un estraneo, uno straniero, un altro. No, è il primo omicidio, il primo delitto che avviene sulla terra e avviene all'interno di una famiglia tra fratelli. Caino
e Abele. E allora, che cosa vuol dire questo? Che la fratellanza di sangue è una cosa così importante, così forte, noi lo sentiamo anche da lontano, per esempio i nostri amici che hanno magari una parte delle loro famiglie che sono in Nord Africa, chi in Marocco, chi in Tunisia, chi in Algeria, come sentono forte il legame di sangue con la parte della famiglia che è rimasta in Marocco. E tuttavia anche la storia biblica, anche la storia del Corano dimostra che il legame di sangue ha poi un limite. E ha un limite intanto che quelli che non sono della mia famiglia, che cosa sono? Prima domanda, e quindi anche questa che la domanda, la prima domanda che vi faccio. E poi com'è che succede che anche all'interno di una stessa famiglia, tra fratelli e sorelle, della stessa famiglia ci può essere l'inimicizia, la rabbia, l'odio, per esempio per una questione di eredità, per una questione di soldi, una questione di gelosia, tante cose. Quindi ci fa vedere i limiti della fratellanza di sangue. Allora, noi troviamo che le religioni, Din al-Adyan, hanno un altro concetto di fratellanza, che è la fratellanza nella fede, al-ukhuwa bil iman. Il muslim akh lil muslim, alessa cadelica, il musulmano è fratello dell'altro musulmano. E così anche per il cristiano, noi leggiamo per esempio la Bibbia dei cristiani, l'apostolo Paolo dice fratelli nelle sue lettere. Fratelli, andate d'accordo, fratelli, a chi parla? Fratelli di sangue? No, parla a quelli che condividono la fede cristiana. E quindi è un altro legame che supera i legami di sangue. Questo nella storia dell'Islam è molto forte, molto evidente. Voi tutti tra voi, quelli che hanno studiato la storia degli inizi dell'Islam, l'Islam sanno che la penisola araba era proprio su un sistema di legami di sangue, la mia famiglia, la mia tribù, e quindi la difesa di quelli che erano della mia famiglia. Da questo veniva la famosa asabia, no? La sabia che lo potremmo chiamare come il tribalismo, il fondamentalismo, al-usulia, al-qabailia, no? Tutti quelli che non sono della mia tribù sono miei nemici. E allora la predicazione della religione islamica è stata una predicazione per dire: ma no, guardate che davanti a Dio possiamo essere tutti fratelli. E quindi un'unione tra persone che credono nella stessa fede. Questo è stato quindi un superamento molto grande. Così il musulmano, per esempio, del Maghreb, può dire fratello il musulmano che viene dal Perù, oppure suo fratello che è il musulmano che viene dalla Cina, o dalla Russia, o dall'Italia. E così il cristiano che abita a Faenza può dire fratello e sorella al cristiano che abita a Washington, che abita a Montreal, che abita in Palestina. Quindi questo è un passaggio molto, molto importante, però anche in questo c'è un limite. Anche in questa idea dell'ukhuwa bil iman, la fratellanza nella fede, c'è un problema. Perché vedete, dopo tanti secoli, tanti millenni, 2000 anni, il passaggio di Cristo, 4000 anni dal passaggio di Abramo, 3000 anni, 3500 anni dal passaggio di Mosè, sono 1400 anni dal passaggio su questa terra di Muhammad. Voi vedete, noi vediamo che le religioni sono tante, non ci siamo, non c'è un'unica religione del mondo. E poi ci sono gli indù, ci sono i buddisti, ci sono i confuciani. Il mondo è ancora fatto di una varietà di religioni. Allora la domanda è quella: e quelli che non sono della mia religione, come li considero? Come li tratto?
E qua ci sono dei problemi, perché noi sappiamo che ci sono dei termini in arabo, ma anche li possiamo trovare anche nel cristianesimo, il kafir, il mushrik, cioè quello che è il miscredente, quello che non crede come me, è di un'altra religione, non è della mia religione. Quindi c'è questo problema. Le religioni creano un legame di fratellanza che è più ampio, più forte di quello della famiglia di sangue, però ancora non includono tutta l'umanità. E allora come risolvere questo? E questo le religioni danno una traccia, un'idea che è il legame di tutti gli uomini e di tutte le donne con Adamo ed Eva, considerati in queste religioni come i primi uomini, i progenitori, kulluna min bani Adam, è quello che si dice sempre. Noi siamo tutti figli di Adamo, veniamo tutti la nostra radice è comune. Allora, questo elemento, cioè riferirci a un padre comune, che nella tradizione biblica, anche nella tradizione co del Corano, è Adamo ed Eva, sempre insieme, non Adamo da solo, ma Adamo ed Eva, fa sì che noi possiamo chiamarci fratelli, in un senso più ampio. E quindi in un senso in cui l'ukhuwah Bigad nazar anne all'intima dini, cioè senza guardare poi all'appartenenza religiosa di ciascuno. Uno è cristiano, è figlio di Adamo, è musulmano, è figlio di Adamo, è buddista, è figlio di Adamo ed Eva, è non credente, non crede che ci sia Dio, però può riconoscersi in una radice unica che sta alle nostre spalle di milioni di anni. Ecco, questa comune discendenza di Adamo è anche la cosa che nel documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza co comune viene fin dall'inizio. Vedete all'inizio, vi leggo cosa scrive: Intilaqan min al-iman billah alladhi khalaqa an-nas jami'an wa khalaqa al-kawn wal-khala'ik wa sawa bainahum bi rahmatihi fa inna al-mu'mina mad'u li ta'bir an hadhihi al-ukhuwa al-insaniyah bil i'tina بالخليقة والكون كله وتقديم العون لكل إنسان ولا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزا. Dice così in italiano: la fede porta il credente a vedere nell'altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio che ha creato l'universo, le creature e tutti gli esseri umani uguali per la sua misericordia, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana salvaguardando il creato e tutto l'universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere. Quindi noi ritroviamo nella nostra radice comune come razza umana che vive su questa terra, che risale a milioni e milioni di anni fa, troviamo la radice per dire che siamo fratelli. Questa idea che attraversa le nostre religioni, è poi stata declinata, è stata realizzata a livello di legge, a livello di Costituzione, dalla Costituzione italiana, e la prendo un altro testo molto importante, io lo tengo sempre sul mio tavolo, la Costituzione italiana, perché il testo poi, appunto, è qua volevo arrivare, che ci unisce al di là delle nostre religioni, perché il musulmano ha il Corano e crede che sia giustamente il libro migliore che ci sia, il libro
della vita, il libro della vita futura, e il cristiano così con il Vangelo, il buddista ha il canone buddista, il taoista ha i testi taoisti, quindi ognuno ha i suoi testi religiosi. Però poi per vivere da fratelli e da amici nella unica comunità, bisogna avere poi un testo comune. Questo testo comune è la Costituzione italiana. E sentite cosa dice la nostra Costituzione all'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Allora, la cittadinanza crea un contesto di uguaglianza e di parità, dove siamo tutti uguali. Adesso sicuramente, qua io so già che tra molti di noi, magari lo diranno poi negli interventi, si potrà dire, ma questo è scritto sulla carta, ad al waraka, walakin la hakika, che fiani fi, ma fi musawat, wa bitamiz, aks bidelika, una kini tamiz, wala unsuria, no? Uno può dire, io ho trovato razzismo in Italia, io ho trovato discriminazione, io ho trovato qui, ho trovato là, e questo è giusto, non bisogna vivere nei sogni. Però la nostra carta, la nostra bella carta costituzionale è come la mappa, la carta, la mappa di viaggio, ci dice dove bisogna arrivare. La Costituzione bisogna arrivare lì. Ed è molto importante che questa stessa idea dell'articolo 3 della Costituzione italiana, noi lo troviamo nel documento che è stato firmato ad Abu Dhabi da Papa Francesco e da Ahmad Tayyip. Sentite, c'è il pezzo che per me è il pezzo più importante del documento. Ve lo leggo prima in arabo e poi lo leggo in italiano. Anna mafhuma al-muatana yaqumu ala al-musawati fi al-wajibati wal-hukuk allati yan'amu fi dhilalihi al-jami'u bil-'adl. لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة يجب لذا لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعنا وتخلي عن الاستخدام الإخصائي للمصطلح الأقليات الذي يحمل في ذاته الإحساس بالعزلة والدونية. Allora dice così in italiano: il concetto di cittadinanza si basa sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri, sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all'uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell'inferiorità. Esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini, discriminandoli. Allora, guardate, abbiamo il testo del 48 della nostra Costituzione: tutti sono uguali, cittadini, senza distinzioni di sesso, di razza, di religione, tutti uguali. E qua questo testo che è stato composto nel 2018, nel 2019, il 4 febbraio del 2019, in cui si ribadisce che il concetto di cittadinanza è la base del nostro vivere insieme, come fratelli nella stessa società, e che questo deve far mettere da parte ogni discriminazione. Non posso dire tu sei una minoranza. Antayani Akalia. Cosa vuol dire Akalia? Non vuol dire niente, minoranza. Tu sei un parte, e mi sembra molto bene, ha detto molto lo Sheikh, iniziando, diciamo, noi facciamo parte del tessuto di Faenza.
Noi siamo, adesso io non so voi da quanti anni o decenni siete arrivati, ma i vostri bambini, i vostri nipoti, tra 100 anni diranno: ma noi siamo faentini, siamo musulmani, i nostri nonni venivano dal Marocco, da cosa? Noi siamo italiani, siamo... Quindi questo è il concetto di cittadinanza, è ciò che consente di dare un assas, un fondamento all'idea di fratellanza. E però, e questa è l'ultima cosa che volevo dire, anche alla cittadinanza c'è un limite. Io ho cercato di mostrare il bello dei concetti, ma anche il limite. Quindi sono partito dall'idea di fratello di sangue, è una cosa bellissima, fratelli e sorelle di sangue, però quelli che non sono della mia famiglia, come li tratto? E poi passare alla fratellanza nella religione. Molto più grande, molto più belle, e però tuttavia rimane un limite, quelli che non sono della mia religione, come li considero? E allora arriviamo a una cosa più ampia che è la cittadinanza, dove nella stessa cittadinanza ci stanno persone di varie religioni, di varie culture, anche non credenti. Per esempio, per la religione, chi non crede è mulhed, eretico, è un deviato. Mulhed in arabo vuol dire uno che è andato fuori strada. Questo per la religione, ma nella cittadinanza nessuno può dire a un altro che sei un eretico o un deviato, sei un cittadino come me. Però anche nella cittadinanza c'è un problema. Quelli che non hanno la mia cittadinanza, come li tratto? Questo è il grosso problema. E cioè noi vediamo che la cittadinanza ha un grosso limite e la cittadinanza ha creato anche delle tragedie e delle guerre. E voi pensate alle guerre dello secolo scorso? Cosa ha fatto la Germania? Cosa ha fatto l'Italia? Le guerre, no? I cittadini, il cittadino tedesco, il cittadino italiano, il cittadino inglese. Per la cittadinanza, quello che non è della mia cittadinanza, ecco, lo posso combattere. O anche oggi il problema che noi abbiamo. Arrivano delle persone, vogliono lavorare, vogliono costruire ma non hanno la cittadinanza e quindi non hanno i miei stessi diritti. E questo si mostra tutto il limite, noi lo tocchiamo mano, questo della cittadinanza. Quanti voi che ascoltate stasera ancora non avete la cittadinanza? Quanti dei vostri figli ancora non possono avere questa cittadinanza? Allora bisogna superare anche questo elemento, questo limite e pensare a una cittadinanza mondiale, al muatana, alla mia. E questo è un po', se volete, un'utopia, un sogno. Io penso sempre che noi dovremmo lanciare l'idea, produrre un passaporto di cittadino del mondo, muatan. E dunya al-alam hadil ard. Questo sogno però ha una base molto forte, che è la Carta dei diritti dell'uomo. Perché la Carta dei diritti dell'uomo del 48, dopo una guerra che ricordiamo, sono stati 50-60 milioni di morti, lo sterminio più grande che abbiamo mai fatto nella storia dell'umanità, è stata proprio scritta per dire che ci sono dei diritti che sono di tutti gli uomini indipendentemente dalla loro appartenenza di religione, di etnia, di sesso, ma anche di cittadinanza. E quindi non si può fare distinzione tra un peruviano e un marocchino e un italiano e uno spagnolo. E una cittadinanza più larga è quella che ha disegnato la nostra Carta dei diritti dell'uomo. Che vi ricordo, forse lo fate tutti gli anni, ma a un giorno, che è il giorno della firma, è il 10 dicembre, e dovrebbe essere sempre un giorno molto ricordato, sia nelle scuole, sia nelle sale di preghiera, che nelle chiese, perché rappresenta, come dire, l'orizzonte più largo della nostra fratellanza. C'è una fratellanza che non ha più confini né di famiglia, né di religione, né di nazionalità, quindi appartenenza a una sola nazione, ma al mondo intero. Poi, se arriveranno
visitarci delle persone da Marte o dalla Luna o da Giove, vedremo come li potremo trattare. Ecco. Ma intanto mi sembra molto importante conquistare quest'idea che è stata forte del 48 di una cittadinanza per tutte le persone che vivono su questa terra. Ecco, mi fermo qui. Ho buttato alcune idee e adesso passo la parola a chi modera questo incontro e quindi ne potremo parlare anche di tante altre cose che non sono venute fuori. Ecco, raccogliamo domande, interventi da chi è in ascolto. In attesa di qualche intervento attraverso le chat, ti pongo io una domanda, Ignazio. Tu hai citato due volte il documento di Abu Dhabi e il nostro Papa Francesco, ispirandosi al documento, ha scritto la lettera enciclica Fratelli Tutti. Ti chiedevo rispetto ai temi che hai ora toccato, un'eco da questa lettera così aperta e indirizzata verso tutti da parte del Papa Francesco. Io direi che questo testo, questo qua è il testo a cui si fa riferimento Don Mirko, Fratelli Tutti, che io consiglio di leggere, testo un po' lungo, ma molto, molto bello, molto ricco. Si riallaccia in un modo molto forte al documento di Abu Dhabi, cioè vuole spingere avanti il discorso, appunto, fratellanza umana. Lì era un rapporto tra musulmani e cristiani in particolare, qui si distende a tutti gli uomini il tema della fratellanza. E io direi la cosa che mi piace di più, associa alla fratellanza un'altra cosa che io sento fortissima e forse di cui potremmo parlare stasera. Stasera potremmo, per esempio, dire che cos'è per me la fratellanza, adesso vedo una reazione, poi la riprendiamo. Grazie Giorgio, sicuramente, sicuramente la riprendiamo. Dico solo questo, che la fratellanza qua è associata in questo documento un'altra cosa, all'amicizia, sadaka, in arabo. E mi sembra un tema molto forte quello dell'amicizia, perché è un legame che io, scusate, ho un ritorno del Mirko, devi chiudere il microfono, ecco, perché altrimenti non riesco. Perché l'amicizia è qualcosa di molto particolare. Noi abbiamo l'amicizia persino con gli animali. Non possiamo dire a un animale, tu sei mio fratello, no? No, ma è un sentimento molto particolare. C'è amicizia tra uomo e donna, c'è l'amicizia tra i bambini. L'altro giorno, in un incontro con un musulmano di un'altra area, Parma, diceva che lui, quando è arrivato, aveva 7-8 anni, è andato sul campo da gioco che c'era fuori nel quartiere, non sapeva dire una parola in italiano. Quindi c'erano i bambini che giocavano, gli si è avvicinato un bambino, gli ha fatto segno sui piedi, il pallone, giochi, si è messo a giocare.
è nata un'amicizia. Quindi l'amicizia è molto estensiva e l'amicizia consente di compiere atti di solidarietà. Che tra l'altro anche questo è un tema che si trova nella Costituzione, no? La Costituzione dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E dicono i giuristi che con solidarietà si intende qualcosa di molto alto e di molto ampio. Non è solo pagare le tasse, non è solo, ecco, il servizio militare, per dire questo. Ma quando io passo per strada e vedo che c'è un ingombro sulla strada e che qualcuno potrebbe farsi del male, mi fermo, lo segnalo o magari lo tiro via. Questo è solidarietà sociale. Se vedo la vecchietta, ecco, che non riesce a portare la spesa a casa, adesso parte Covid a parte, tutto quanto, ma mi avvicino, l'aiuto. Quindi la solidarietà ha molti addentellati. Per quanto riguarda rispondo subito al signor Bertozzi, se posso, non so cosa faccio, li leggo. Dice il signor Giorgio: d'accordo, la cittadinanza, ma ci vogliono anche delle regole, non si può avere un'invasione. E se non gli si può dare una vita dignitosa, un lavoro, una casa, come si può ricevere un cittadino per il significato della parola? Io sono pienamente d'accordo. Sono convinto su questo, ma poi non sono, non ho la competenza, però sono convinto che la gestione dei flussi di ingresso in un paese sia fondamentale. Sapendo d'altra parte, ecco, che le statistiche dicono che noi, mi pare, nel 2060, adesso non vorrei dire un errore di caso, mi pare nel giro di un 40 anni perderemo 8 milioni di cittadini italiani originari. Tutti sanno, tutte le statistiche dicono che noi abbiamo bisogno, che l'Italia ha bisogno, il sistema Italia ha bisogno dell'immissione di nuova popolazione. Questo è stato poi quello che è stato fatto. Io negli anni della mia giovinezza lavoravo con le radio cattoliche degli Stati Uniti. Smettevano per i nostri emigranti negli Stati Uniti, che erano partiti all'inizio del secolo in terza classe, e quindi ho potuto conoscere bene la comunità di emigranti italiani, anche sentire le loro sofferenze, anche gli atti di discriminazione che hanno subito. Gli italiani puzzano, per esempio. A me lo disse una volta una ragazza messicana, una bella ragazza, devo dire, tra l'altro, mi viene in mente questo, in Canada. Mi disse: voi italiani puzzate. Ma io rimasi di sasso, non avevo mai sentito una cosa così, ma evidentemente circolavano appunto queste frasi, per esempio, su noi italiani. Quindi ho conosciuto questa migrazione italiana che è stata fondamentale per costruire i paesi dove sono arrivati. Toronto, per esempio, è stata costruita dagli italiani. Andate, chissà chi ci ascolta, può essere che lo sa benissimo. Toronto è stata costruita dai muratori italiani e così tante altre cose. Quindi, ma lì, capite, gli Stati Uniti e il Canada sono paesi che si sono costruiti come paesi di immigrazione, per cui la figura del migrante era strutturale nella loro. Noi invece abbiamo una tradizione di emigrazione, cioè andavamo via noi, non venivano noi. E quindi questa capacità di assorbimento degli immigrati, non in modo caotico, non in modo, ma in modo che siano veramente una risorsa, una ricchezza del paese, non solo economica, è tutta da costruire in questi anni. E quindi io sono d'accordo con Giorgio, allo stesso tempo sono convinto che sta a noi, questo lo dico anche se c'è qualche giovane in ascolto, penso che sia il destino. La costruzione dell'Italia multietnica, multireligiosa, multiculturale, che non vuol dire che allora scompare tutta la nostra cultura, ma non possiamo, secondo me, è irrealistico pensarci soli. Ecco,
Poi c'è come Gianluca, come coinvolgere al meglio quelle che sono le tante comunità presenti in città per non vivere le nostre vite separate, ma per conoscerci reciprocamente, per formare una comunità coesa. Grazie. Questa Gianluca, quella di Gianluca è una domanda fondamentale. A questo proposito, noi abbiamo davanti due esempi, possiamo dire anche due cattivi esempi, dico così, ma per esagerare, non così che l'esempio inglese e l'esempio francese. Allora, c'è un discorso famoso di Cameron, il Premier Cameron, adesso di nuovo non dico a memoria, 2008-2009, dopo un attentato di Londra, attentato molto grave, il cuore di Londra, tra l'altro mi pare, se non ricordo male, fatto da terroristi che venivano dalla Giordania. Comunque dico così a braccio, poi controllate, trovate tutti, basta andare sull'internet. Lui fece un discorso, disse, il percorso di integrazione inglese è fallito. Noi pensavamo che l'integrazione fosse semplicemente consentire di costruire moschee e luoghi di culto dappertutto, di ognuno delle sue comunità. Sei musulmano, fatti la moschea. Sei buddista, fatti il tempio buddista. Sei New Age, fatti il tempio New Age. E diceva Camerun, lo ricordo a memoria, lo cito a memoria, il senso, Camerun diceva, non ci siamo resi conto che in realtà noi abbiamo creato tante enclave che vivevano una accanto all'altra e si incontravano solo nei luoghi di lavoro. Quindi ci si incontra in ospedale, ci si incontra in fabbrica, dopodiché io vivo la mia vita da musulmano, tu da cristiano, l'altro da buddista, in modo assolutamente separato gli uni dagli altri. E questo ha portato un estraniamento che è diventato pericoloso. Questo è l'errore inglese. L'errore francese è un altro, e in fondo lo vediamo anche in queste settimane. Con tutto che non si deve concedere neanche un mezzo centimetro ai terroristi, questo è chiaro. Tuttavia, però, il percorso francese dell'integrazione, come è noto, è quello che le identità culturali e religiose rimangono essenzialmente nello spazio privato. Nello spazio pubblico siamo cittadini francesi. E quindi non ha visibilità, non è solo questione che non metto il velo, metto il velo, è proprio la dimensione della mia identità, che è anche un'identità religiosa, e anche questo provoca un estraniamento. La via italiana è un'altra cosa, e scusate, io ricordo, leggo ancora due articoli della Costituzione, perché è lì che. E qui vuole essere anche una risposta a Gianluca, sto sul pezzo, come coinvolgere il punto d'aggancio è la Costituzione, che è la carta, è lì che noi troviamo. Allora, l'articolo 8 dice, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Qua devo rivelare che io sono della piccola famiglia dell'Annunziata. Il mio fondatore Giuseppe Dossetti, che è stato uno dei capi della Resistenza Bianca, è stato nominato vice segretario della DC subito dopo la guerra ed è entrato nella Costituente come uno dei padri, uno degli uomini che hanno scritto la Costituzione. Lui, come forse sapete, è stato uno dei difensori dell'articolo 7, diciamo l'uomo del Vaticano in Costituente, ha difeso il concordato con lo Stato italiano, la Chiesa con lo Stato italiano. Però lui diceva negli ultimi anni della sua vita, io ero già in comunità, che l'articolo a cui lui tiene di più, che veramente ha scritto di suo pugno, è stato l'articolo 8, quello che dice che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Guardate che è un cambio di prospettiva. Andate a prendere, cercare su internet la nonna, la nonna della Costituzione italiana, che è lo Statuto Albertino. Articolo 1, la Costituzione apostolica, cattolica, è l'unica religione, la religione cattolica apostolica è la religione dello Stato, tutte le altre sono tollerate. Guardate che il salto dall'Italia monarchica all'Italia repubblicana, tutte le confessioni sono ugualmente libere. E poi l'altro articolo,
fondamentale è l'articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti diritti contrari al buon costume. Notate che i padri costituenti dicevano tutti, non tutti i cittadini, tutti le persone presenti, sono quei diritti che sono dati a tutte le persone presenti sul suolo italiano, quindi anche ai non cittadini. Scrivevano queste cose nel 48 e sembra una cosa, ci si chiede come abbiano potuto arrivare a formulazioni di questo genere in un momento in cui la composizione religiosa italiana era o siamo atei o siamo cristiani al 95% cattolici. Ecco, che in quel momento si scrivesse che le religioni sono uguali, che tutti hanno diritto di professarli in pubblico e privato, e quindi anche in modo associato, e di fare propaganda, è una cosa enorme. Quindi questa è un'offerta enorme che si fa anche oggi, per esempio, ai musulmani, a chi viene. Nello stesso tempo, però, e questa è la faccenda, il critico su cui, il problema su cui io batto sempre, ai musulmani, come a tutti gli altri che arrivano, si tratta di fare un reale processo di educazione alla cittadinanza secondo i valori della Costituzione. Faccio un esempio per andare nel concreto, insomma, per non girare intorno alle cose. La Costituzione dice che tu hai diritto di far propaganda. Bene, quindi sei su Facebook, fai il gruppo, ne vedo tanti, che annunci il Corano, fai dei convertiti, eccetera, eccetera. Benissimo, ottimo. La Costituzione non stai facendo reato. Però, se tuo figlio o tuo figlio conosce il prete, Don Mirko, per fare un nome a caso, oppure il frate, o conosce una compagna di scuola che gli annuncia il Vangelo e si comincia a interessare e vuol diventare cristiano, sono fatti suoi, la libertà di coscienza, perché questo è il punto. Altro esempio, il matrimonio. Il matrimonio. Mio figlio di famiglia cattolica decide di sposare la musulmana. Benissimo, non c'è problema, sono liberi, lo possono fare. Se lui si vuole convertire e diventare musulmano, bene, però sappia che non è costretto, non è costretto, la ikrah bid-din, cioè non si può costringere a convertirsi per sposare una ragazza musulmana, e lei è libera, lei può chiedergli: guarda, io non sposo un musulmano, non me la sento perché nella mia religione, ecco, non posso sposare un musulmano, quindi lei può rinunciare al matrimonio. Però se lei decide, da cittadina italiana, e da persone che abitano in questo paese, di sposare uno che non è della sua fede, ha diritto di farlo. Quindi è qui solo per fare, sono solo degli esempi per dire che l'integrazione parte con un dare tutti i diritti che sono contenuti nella Costituzione, che sono enormi, perché la costruzione delle moschee è scritta nella Costituzione, non riusciamo a farlo perché non c'è l'intesa, ecco, però. Fa parte, lo dicono i costituzionalisti, lo dice Onida, lo dicono tutti, cioè la possibilità di esercitare in privato, in pubblico il culto, cioè, e lì ci stanno questi diritti, ma nello stesso tempo non puoi prendere senza dare. E quello che io vedo molte volte per parlare Sarahatan, tanti amici musulmani che per tanti versi rimangono con un piede fuori dal paese. Quindi no, il cammino di integrazione, di assunzione dei valori della cittadinanza rimane fermo a un certo punto, però bisogna lavorare su questo. Poi non so se volete che andiamo avanti, perché ci sono tante. Questo è Gianluca Baccarine. Poi Giulia Sasso, Forbice, Carta dice: migranti una cosa, clandestini, delinquenti è un'altra. Ma guardi, Giulia, io devo dire, come dire, una sera bella, è anche bello poterci dire anche questa cosa qua. Io lavoro in carcere da 11 anni.
alla Dozza Bologna. Perché? Perché io sono stato missionario 12 anni in Medio Oriente, con il Paratolario, Tallante, Luca, l'Arabia. Quando sono tornato, non per questione di spionaggio, perché non ho mai fatto la spia di nessuno, ma mi hanno detto: ma qua ci sono tanti detenuti che vengono dal Nord Africa e non c'è nessuno che si prende cura di loro perché non possono avere in modo stabile l'imam. Per loro l'assistenza spirituale, perché non ti preoccupi un po' di loro? Quindi ho iniziato a lavorare e ho conosciuto tante storie di immigrazione. Posso dire, ecco, perché Giulia, perché a Giulia non sembri che come dire, cerco di indorare la pillola, che ho conosciuto gente che è venuta in Italia apposta per delinquere, perché me l'hanno detto chiaramente, io non sono mai venuto per lavorare, sono venuto per spacciare subito. Questo è Sarahat, quindi questo c'è. E tuttavia mi sembra di poter dire dal mio punto di osservazione che la gran parte, certo, di chi è arrivato in Italia anche come clandestino è arrivato o spinto da una necessità, pensiamo a quelli che arrivano dalla Siria. Io ho abitato in Siria, guardi signora, che le posso dire che credo di conoscere la Siria dall'interno. Sono partito all'inizio della primavera siriana, dove c'era un popolo che chiedeva i nostri diritti, la nostra carta costituzionale. E ho visto che cosa è successo. Ho visto cosa è successo anche a padre Paolo Dall'Oglio. Allora, se noi avessimo, signora Giulia, se noi avessimo una simile tragedia così in Italia, e ci mettessimo lei e io e la sua famiglia e i miei confratelli in fuga, ecco, vorremmo arrivare su una costa che ci accoglie e non ci tratta come dei delinquenti, no? È chiaro. Quindi c'è il problema della migrazione per una necessità impellente di uno stato di emergenza, questo è riconosciuto dal diritto internazionale. E poi c'è l'altra parte di immigrazione, che è quella è migrazione economica, per esempio dall'Africa, persone che non sono inseguite da una guerra, ma che vogliono migliorare la loro condizione e quindi cercano la strada della migrazione per lavorare. E su questo io son d'accordo con lei. Non si può pensare che il sistema sia mettersi su dei gommoni, dare. Io so di gente che me l'ha detto, che hanno dato anche 2000 dollari, 2500 dollari. Voi pensate un gommone o una barca che può portare un centinaio di persone, 2500 per 100, non riesco a fare neanche il conto. Quindi non si può affidare la migrazione a queste bande di trafficanti di uomini. Bisogna organizzare dei canali legali, dei corridoi legali per l'ingresso delle persone che vogliono venire a lavorare in Italia. E poi Franzi dice: se nemmeno gli italiani hanno una vita dignitosa, come si può aspettare, senza sapere manco chi sono, a priori i cittadini italiani li perderemo? Semplice, aiutare le famiglie italiane, ma non solo con una semplice bonus alla nascita, ma con reddito alle madri, che qui purtroppo si sa benissimo chi fa i figli, sapendo poi di avere gli aiuti. Se non aiuti il tuo popolo, non puoi aiutare nemmeno gli altri. Questo, Franzi, io credo che sia vero, sia condivisibile. Io, per esempio, parlo delle cose di casa mia. Mia nipote conviveva per 10 anni con il ragazzo con cui ha iniziato a fare l'università, e io gli dicevo: ma scusa, ma quando è che ti Silvia, quando è che ti sposi? E mi diceva: zio, ci sposiamo quando abbiamo i soldi sufficienti per pagare le bollette. E poi gli diceva: quando fai un bambino, cioè ora stai diventando anche tu grande, zio. Ecco, non abbiamo i soldi per pagare le bollette, quindi cosa mi fai mettere al mondo? Quindi li vediamo i nostri ragazzi, la loro difficoltà, trovare il lavoro, tenere il lavoro. Io credo che questa area sia fondamentale. Per altro verso, non sono un economista, ma vedendo anche i settori di impiego e quanti spazi
coprono di servizio i migranti, mi sembra che il paese abbia necessità di queste persone. Un esempio tra tutti, che chi è chiaro sotto il nostro. Togliamo domani tutte le badanti, ecco, che vengono dall'estero nelle nostre case. Cosa facciamo? Io e i miei fratelli, mio papà di 95 anni, mia mamma di 90 anni, hanno una peruviana, una romena, una nigeriana e un ecuadoregno, per fare l'assistenza a loro per tutta la settimana. Qua sono dei settori in cui sono vitali. Però aggiungo anche questo, vorrei aggiungere questo perché può sembrare semplicemente una cosa utilitarista. Guarda, ho bisogno di te perché mi prendi i pomodori da per terra. Ho bisogno di te perché sposti le cassette al mercato. Questo sarebbe una cosa un po' così umiliante anche per noi. Io credo che attraverso le migrazioni, come è stato per paesi, io dico soprattutto il Canada, direi che per me in questo dove ho abitato anche, io lo trovo un modello. Scopriamo quella unità umana che è dei figli di Adamo. E cioè scopriamo, non so, anche voi sicuramente avrete avuto delle esperienze. Parlare con un peruviano, con uno dell'Ecuador, una delle Filippine, cioè conosciamo delle culture che una volta dovevamo prendere un aereo per andare a conoscerle e quindi credo che sia una ricchezza le lingue, le civiltà, però senza, appunto, non si fa. Daniele scrive. Ecco, è un po' in quello. Daniele scrive: non c'è nessuna invasione, anzi, i migranti che lavorano contribuiscono al PIL e a pagarci le pensioni. Il minimo comune denominatore deve essere la Costituzione. Ma quanti italiani la conoscono? Chi applica l'articolo 2 che ci chiede di essere solidali con gli altri? Sì, io sì, penso un po' così, senza però, appunto, io credo che do noi dobbiamo cogliere. Anche le ragioni di tutti. Sicuramente gli sbarchi non è il modo per entrare nel paese, perché non rende giustizia neanche alle persone che vengono. Io sono stato a contatto appunto con migranti che sono arrivati con gli sbarchi e che sembrano dei poveracci. Proprio. Quando poi gli parli, scopri una storia, una famiglia, delle tradizioni, una cultura, delle idee, ti rendi conto che sono delle persone umane come te. Ecco, quindi questa umiliazione di costringere la gente a arrivare come naufraghi, basta. Anche se sappiamo che poi i flussi, anche su questo, se guardiamo gli sbarchi, tutta questa, sappiamo benissimo che non c'è l'invasione che si pensa e sappiamo che anche a livello di statistiche sulle percentuali della migrazione, per esempio, in Italia le migrazioni più consistenti sono dall'Europa dell'Est, piuttosto che da fuori, dal Nord Africa. E poi l'altra cosa che io, questo la sposo, che dice Daniele, veramente. In momenti come questi, che sono momenti di grande anche crisi, se vogliamo dire istituzionale, di sfida, io la chiamerei più che crisi, la chiamerei sfida, perché la sfida è una cosa più bella, come una sfida atletica, no? La sfida è a salire una montagna, non è una crisi salire una montagna, invece la sfida è quella di fare una cosa che non avevi fatto prima e quindi questo. Cosa nuova che la migrazione noi la possiamo gestire solo se ricostruiamo una cultura costituzionale, quindi un'educazione civica molto solida. Io lo faccio anche appunto per il mio fondatore, il mio padre, no? Dossetti. Dossetti era con Dio e con la storia, ce l'avevamo qua in casa. Lui, per esempio, lui per dirvi una battuta, una volta parlando del 93, mi pare, 94, un gruppo di giovani,
lui che aveva dato la vita per il Vangelo dice: io non posso costringere tutti a credere nel Vangelo, perché c'è il musulmano che lui crede nel Corano, mica posso costringerlo. C'è il non l'ateo che mi dice: per me il Vangelo è come la Divina Commedia, anzi la Divina Commedia è scritta meglio. Ecco, quindi per me il mondo viene dai casi. Quindi non posso costringere tutti a credere nel Vangelo, però posso costringere, insomma, spingere le persone a credere nella Costituzione, perché su questa terra la Costituzione è un ombrello più largo. E quindi, per esempio, un esercizio che propongo questa sera, prendersi, questo, voglio fare, questa è la Costituzione esplicata in un libro, cioè leggere giorno per giorno un articolo della Costituzione, il suo commento. C'è un altro testo che io leggo, è uscito questo qua, e questo del 2018, la Costituzione italiana, con tutti i grandi costituzionalisti, in due volumi, del Mulino, e nel commentata articolo per articolo, in cui è molto interessante perché, essendo del 2018, prendono gli articoli del 48 e dicono: e qua come facciamo con internet? E qua come facciamo con i migranti? E qua, quindi si vede anche i problemi, no? Che sono. Quindi credo che in questo momento l'investimento sulla formazione costituzionale per noi, per i nostri ragazzi, sia un grande qualcosa di molto importante. Non so se ho parlato troppo, ma adesso mi taccio. Grazie Ignazio per l'intervento, delle domande, delle risposte, anche delle domande che ci hai posto all'inizio. Credo che vada ringraziato anche il Centro di Cultura Islamica che ci ospita questa sera. Noi continuiamo a desiderare di poterci incontrare. Chissà, un'altra volta e qui fisicamente e concludere con te Inshallah. con me. E quindi per il momento diciamo grazie, la volta prossima a chi ci ascolta, diciamo che sempre sarà possibile continuare la nostra riflessione, il nostro dialogo, non fisicamente in chiesa San Francesco, ma sempre in questo modo, anche se una presenza a San Francesco fisicamente la daremo. Con questo lascio la parola ultima a chi ci ospita. Io ringrazio Vittorio e Ignazio, c'è stata un'esperienza molto significativa questi online. Speriamo di vederci di persona e gustare un cibo di diverse etnie che noi abbiamo avuto l'occasione di farlo sentire a Don Mirko, Damiano e varie autorità, anche il sindaco e varie agenti. Per cui ribadisco un altro ringraziamento di cuore a Don Ignazio, a Stefano che ha aderito questa DAD, possiamo chiamarla DAD, didattica a distanza da Don Ignazio, che lui mi ha veramente dell'avo da insegnarci noi arabi d'origine, ma io purtroppo non ho studiato l'arabo, io le devo le riconosco che è molto, molto più colorato di tanti arabi. Questo le devo riconoscere. L'altra volta via Skype, ma veramente mi ha colpito molto. Era la prima volta che lo sentì, veramente mi ha colpito. Io la ringrazio moltissimo anche Davide Agresti e tutti, Don Stefano, Don Mirko, che veramente è come un fratello. È un fratello a tutti i costi. Vi ringrazio tutti che hanno collaborato, che non abbiamo visti, siate sempre benvenuti al nostro centro, speriamo nel modo migliore, di questo nel modo migliore, ripeto, per il bene di tutti i nostri figli, della futura società. Oggi c'è Mohammed, c'è
c'è Davide, c'è Don Mirko, domani c'è Stefano, domani ci sono e la futurista. È un treno che dura 50 anni, si ferma, poi va avanti, il treno non si ferma, c'è la ruota, come si dice in italiano, noi diciamo il treno va avanti, si scarica e va, dopo sono io, muoio io, nel mio figlio e va avanti, a diverse tappe va avanti. Speriamo in un modo migliore, costruiamo il futuro per le nostre generazioni migliori, inshallah. Volevo finire in conclusione con un articolo, una sura del punto per questo, di costruire l'umanità. Sura Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha 'alimun khabir. Lo dico in italiano. O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina, e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conoscete a vicenda presso Allah. Il più nobile di voi è colui su cui lo temi. In verità, Allah è sapiente e ben informato. Concludo con questo, vi ringrazio tutti, speriamo bene. Concludo il salato, la passo la parola a Don Mirko. Davide. A Davide, a Davide. Non posso fare che ringraziare anch'io da chi ha organizzato, da Don Mirko a Rashid, che ho modo di salutare adesso, prima non l'avevo fatto, e a Fratello Ignazio con le sue parole potenti, con i suoi concetti potenti, e vi do appuntamento alla prossima settimana, già se non sbaglio, con l'appuntamento a San Francesco e online. Buona serata e grazie a tutti. Buona serata, grazie a tutti.